Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Coppia di Tobi, sono sempre il vostro Merca e oggi siamo qui con un nuovo spacchettamento Yu-Gi-Oh! Ragazzi, appena uscita la nuova espansione Ombre nel Valhalla. Eccola qua, ve la faccio vedere qua sopra. Eccola qui. È un'espansione molto piccola ragazzi, sono 60 carte di espansione, quindi veramente molto molto piccola. 5 carte per busta e il box contiene ben 24 buste per box, quindi praticamente è un'espansione molto veloce sia da aprire e molto veloce da completare, perché è veramente piccola. La cosa interessante è che ogni pacchetto c'è dentro una secret, quindi troverete sempre una secret, se non mi ricordo male. Ovviamente andiamo sempre, prima di aprire, a vedere il box. La casa del Valchire, qui davanti abbiamo una Valchire, qui abbiamo dentro un ninja sembra. Edizione in italiano, prima edizione perché ovviamente sono le prime stampe uscite, quindi c'è il riflesso della telecamera. Qui abbiamo tre personaggi che andiamo a vedere sicuramente, altro ninja, e questo è il box delle ombre nel Valhalla. Andiamo ad aprirlo. Prima di iniziare vi chiedo subito di lasciare un bel like e iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Andiamo ad aprire il box, tiriamo fuori le bustine, eccole qua, ed eccole qua. Bustine infatti, come potete vedere, molto sottile perché ovviamente sono 5 carte per busta. 6 anni più, vi dico carta, vediamo un po' cosa c'è nella lista. Ok, qua c'è scritto: il set contiene 40 carte super rare, 4 per busta, e 20 carte secret, una per busta. Quindi abbiamo 4 carte super rare, quindi brillanti, più una secret. Infatti 40 più 20 uguale 60, che è il numero dell'espansione. Andiamo ad aprire subito un pacchetto. Carro della fortuna, oracolo. Fioriera magica, questa si giocava veramente tanto. Aviano, e questa è la secret ragazzi, come potete vedere 4 super, 1, 2, 3, 4. È una secret arte ninjutsu. Quindi pacchetti molto veloci da aprire ragazzi. 4 carte super e una secret. Abbiamo Sirenide, armatura, evocazione, impatto e Turbo dei Gemelli. Questa è una carta molto buona, secondo me molto molto buona, è bella perché è anche secret, quindi per chi ce l'ha super magari vuole farla secret, è molto più figa in effetti come carta. Prossimo pack è Ninja Giallo, eccolo qua, quello che vediamo nelle immagini nel box di lato, eccolo qua, Ninja Giallo. Poi abbiamo Gojen Ninja, Neo Serone Mentale, carta vecchissima. Spada di bambù dorata ristampata, super molto bella. Entità esterna Azoth. Che bella che è. Azatot, Azatot? Potrebbe essere, no, Azoth. Forse, forse si dice così, non lo so. Andiamo con il prossimo pack, raga. Eccolo qua. Trinity, Eroe Vision, Ninja Dorato, Arte Ninjutsu, Maga Akashic e Alistair l'Invocatore. Questa carta, se non sbaglio, mica era secret, l'hanno ristampata se non sbaglio. Doveva essere secret se non mi sbaglio. Eccoci qua, un altro pack, raga. Gojen ancora. Muschio addirittura non l'ho fatto. Sirenide, Valchiria prima e Portale del Caos. Il muschio non ristampato, carta comune. È rifatta super, molto bella. Neos Magma, il solito carro, l'alta Velociroid, Ninja Fulmine e Dia Ingannatempo. Vabbè, ok. Ah, inganna, non inganna. Ragazzi, non so neanche leggere. Guida della Dea Verdandi. Ok. Mechaba invocata. Invocata. Questa è una carta molto giocata. La secret, se non sbaglio anche. Ninja, un altro Neos e un altro Arden Ninja ancora. Cioè, già ricominciamo con le carte doppione, cioè ci può stare, ma le super ci possono stare. Seconda, sarà anche la terza, se non sbaglio. Serena Abissetsu. Entità. Già con le secret doppie, ragazzi, iniziamo molto bene. Allora, andiamo un po'. Un altro oracolo. Questo era nuovo. Oh, fioritura. Questo è molto bene. Cavalcata delle Valchirie. Carta che si giocherà sicuramente con il mazzo con le Valchirie, giustamente. Allora, arte, scarabeo, mamma quanto è vecchia sta carta. Fioriera magica, ninja dorato e il Bambola Winda. Bambola ombra, questa era fortissima, una carta che cioè, ai tempi costava tipo 50 euro sta roba qua. Era troppo forte per il Bambola ombra. Poi
po' troppo forte come carta. Iniziamo subito con una bellissima spada di bambù, alta velociroid, armatura, Chaos Neos e arte ancora. La terza arte del ninjutsu di tutte le che me ne frega che abbiamo trovato. E dai. Cioè, ci sono 20 secret, ma è solo quella. Sirenide, sirenide, arte, muschio e turbi. Ok, va bene. Se mi dai due turbini gemelli va bene. Ma più che bene. Perché so che si giocano, quindi tanta roba. Neos eroe, armatura. Quel coso lì, invocazione, che se non sbaglio questo si gioca in questo mazzo sicuramente. E poi abbiamo una secret nuova, Ninja Drago Giallo. Attenzione. C'era il rosso, il blu, adesso abbiamo fatto anche il giallo. Che tra l'altro il blu non l'abbiamo ancora trovato. Eccolo qua, no, bianco, scusate. Ninja Drago bianco. Sirenide, Caos e... Cos'è? Trapezze... Aspetta, allora. Trapezoedro proibito. Vabbè, abbiamo capito. Perché mettono nomi del genere? Vabbè, armatura ancora del ninja. Terza, alleluia. Abbiamo trovato tutte, ragazze. 1, 2 e 3. Arte, fioriera e ancora lui. È il terzo. Ma basta. Ma basta. Con due box comunque in teoria dovete farvi la collezione intera. Rosso, eccolo qua. Abbiamo trovato addirittura la prima, seconda, ma la terza, nulla. Fusione bambola ombra. E c'era anche una secret di Valkyria. Adesso vediamo se la troviamo, che è ovviamente questa qua raffigurata, giustamente. Ok, nulla, nulla, impatto e un'altra bambola ombra. Vabbè, ragazzi. Ci si prova, eh? Ci si può trovarla. Valchiria terza, Scarabeo, il muschio luminoso, Jogen Ninja e villaggio nascosto delle arti ninjutsu. Ok, quella è una carta per il ninja, ragazzi. Allora, vediamo un po'. Maga Akashic, Valchiria seconda, armatura ninja di ninjutsu della nebbia ruggente, ragazzi, tanta roba. No, rugiada forse. No, la ruggine. Attenzione. Non riesco a leggere bene, ragazzi, dalla tele. Cioè, io sto leggendo dallo schermo della telecamera. Già il nome è piccolo, poi dalla telecamera, ragazzi, veramente è cioè, non si vede mica. Ninja Drago Rosso. E. Oh, questo è nuovo, ragazzi. Cos'è? Se riesco a vedere. Ok. Entità antica Ktugwa. Cos'è? Cthulhu. Questo è un sincro addirittura. No, non ho già fatto i sincro. Mamma mia, da un bel po' di tempo che non vedevo un sincro nuovo, raga. Da un bel po' di tempo. Eccoci qua. Allora, Gran Maestro, Oscurità, Guida, vabbè, nulla, nulla di nuovo, purtroppo. Allora, Ninja, terza, Valchiria, Arte Rituale, questa l'ho già trovata, non mi ricordo. Maga e Cavaliere Gemma Serafinite, 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 dice. Non lo so, spero di sì. Vabbè, comunque la secret di questa è da dire se l'hanno nascosto. Forse H06, se l'hanno nascosto 6, non mi ricordo. So che la DS l'hanno nascosto. Allora, impatto Severso. No, cos'è questo qua? Severo Oscuro, no, i mazzi Severo Oscuro, è vero. Sirenide. E tu. Oh, minzio. È il terzo turbine gemelli, ragazzi. Il terzo. Maronna mia, ma quante che è? Ma che è? Colosso magico, sirenide, oscurità, arte ninjutsu, fusione bambola ombra. Ultimo pacchettino, ragazzi. Ultimo pacchettino. Vediamo se troviamo la valchiria mancante. E invece abbiamo il trapezo Eido, quella carta impronunciabile. Ok, ragazzi, questo è tutto il nostro bellissimo malloppo. Quindi, mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi e noi ci rivedremo in un prossimo video. Mi raccomando, il 15-16 settembre saremo in fiera, quindi a Modena, quindi non... vi aspetto. Bene. Swag, swag, white boy, swag.